Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 756esima puntata di Eurotruck Simulator 2. Allora ragazzi, partiamo subito. Allora, teniamo anche le lucine, perfetto. Oggi abbiamo da farci 2 ore e 16 di viaggio, quindi se ci va bene riusciamo magari anche a scaricare, a fare tutto quanto entro oggi. Sarebbe una bella cosa. Allora, sono le 5, sono partito adesso, dovremmo riuscire a fare appunto tutto oggi. Oggi come oggi di gioco, ma anche oggi di puntata 99200 se ce la facciamo. Oggi di gioco credo anche. Se sono 2 ore 11, io ho ancora 4 ore e mezza e passa di guida, quindi sono un sacco di ore di guida, per davvero. Forse ho fatto 3 ore e mezza solo oggi, non lo so, ma dovrei averne ancora. Sì, ho ancora 6 ore e mezza di guida, quindi. Sì, ho fatto 4 ore. Sì, ho 10 ore. Che giorno è? Oggi venerdì. Possiamo fare 10 ore. Ho fatto finora appunto 3 ore e mezza. 3 ore e mezza perché ho visto che mi mancavano tipo 59 minuti. Alla prossima sosta l'ho fatta lì già che c'ero, che ero fermo. Tanto per fermarmi tra un'ora. Cioè, quindi il gioco praticamente. E mi sarei già dovuto fermare perché erano. No, non è vero, sto dicendo una cavolata. Vabbè, qua non mi fermo più, ciao. Però qua il giallo è durato giusto, insomma. Non è durato poco. Dai, parti con colpito. Ora vediamo, un'ora di guida ci sarebbe bastata, se sono le 5 fino alle 6. Vediamo dove saremmo arrivati fino alle 6. Magari a quell'altro distributore. Chi è qui a peggio? Una panda. Non ci sarei arrivato. Ma non credo, no, non ci sarei arrivato. Oltretutto questa è M1 si chiama, autostrada. M1 però è un pochino brutta. Come curva così non è al massimo. Sì, no, non ce l'avremmo fatta, sono i 46 adesso. Tenendo conto che sarei dovuto partire tutto quanto, 59 minuti. Qua poi non è che si può correre, come vedete. Siamo 1:25, ce la facciamo. Io sto facendo adesso 80 all'ora perché fare di più adesso sono queste curve che poi ti imbarchi col camion, insomma. Ora già dovrei essere fermo perché erano i 59. Quindi non ce l'avrei fatta. Anche se avessi fatto tutto a 90, comunque rischiando di capottarmi, non ce l'avrei fatta comunque. Ora mi sarei dovuto fermare assolutamente. 59 inizia più. Brutta curva di nuovo. Ho fatto bene a fare la pausa là. Posso anche sorpassare. Ci sta un strano sti tergi cristalli. Che velocità fanno? Che velocità c'è? 80. Sembra che vadano tanto spediti i pullman. Ma i pullman metti che hanno il limitatore 100, quindi può anche essere. Di solito rispetto ai limiti che sono entrati. Quando sono stato qui non c'era nessuna macchina, di fermo un attimo mi sono arrivato dietro una coda di macchine che fa paura. Ci vuole un po' passare. Da lì sono, per poi io vorrei anche ancora sorpassare questo pullman qua. Un attimo, non mi conviene uscire qua. Ah no, uno. Vedete il McDonald's era qui. No, Tesco. No, ci conviene uscire di là. Ah, abbiamo 3 scarichi addirittura da fare, cavoli, è lungo allora. Sì, nella puntata di oggi ce la faremo sicuramente. Però
magari lunga la giornata. Potrà probabilmente nella realtà finiremo l'impegno. Nel gioco non c'è, quindi l'ora di guida mi conta pausa. Non è un problema. Poi non è vero neanche quello, perché ogni tanto ti segna delle ore a caso. Cioè, anche se fai pausa, che non guidi, lui non ti segna ora di guida, ti segna ora di pausa, però ti sottrae le ore di guida. Così, a caso. Non si capisce bene. Funziona molto bene questo tachigrafo. Sì, vabbè, qua non si capisce perché ci siano mezzi alberi in mezzo alla strada. Il paese si chiamava, adesso poi si chiama Jor GJ Or, ora SG GY GJ, lo vedremo. Vorrei sapere perché non fa il bravo. Quindi spegnere un po' di luci. Io vorrei sinceramente toglierla l'acqua, che mi dà un fastidio. Questo è francese, sembra di nuovo. Vedere dai scritte che c'è dietro. Questo qui mi vuol far passare in questo modo. Perfetto, Tesco è qua. GJ. Allora, Tesco credo si scarichi là, come la Willis. Farò a girarmi, poi io spero di sì, non ho voglia di... Non sembrerebbe, eh. Però noi ci proviamo. Quanto pare che non piovesse. Mi dà un fastidio negli specchianti, sapete cosa faccio? Perché negli specchi già è impossibile guardarci normale, figuratevi se poi ci sono anche le luci private. Non è che c'è così tanto spazio. Vedete, un conto avere la misura del camion. No, beh, ma in questo modo non riesco mica a farlo, non mi conviene andare indietro. Va bene avere la misura del camion, però... Quando fai queste cose, se non hai gli specchi, non ci passa. Perché puoi avere l'occhio quanto vuoi, però, cioè... Se in questo momento ti tornano utili gli specchi. Ora vediamo solo di non incastrarci ulteriormente. Bello non è. Tra l'altro ragazzi, scusate se magari parlo con la voce un pochino più bassa, mi sentite un po' più strano. Qua non c'era mica niente. In realtà scenderei a guardare. Poi faccio così. No, ok, non c'era niente. Ma ok, addrizziamoci adesso. E ci conviene farle retromarcia. Se non ci fossero state quelle cassette lì, facciamo. Ma ieri ho fatto un servizio in Croce Rossa. Praticamente
Ho sudato un pochettino, poi mentre tornavamo indietro ho voluto mettere l'aria condizionata a stecca. Sapevo che mi sarei preso qualcosa, ma lì per lì non mi importava perché stavo cuocendo e quindi mi sono preso un pochino di mal di gola, ma probabilmente domani mi passa, quindi non vi preoccupate, che dovrebbe tornare normale. Io ragazzi, adesso, anche da quando è cambiato lo sterzo, anche a fare due marce non mi trovo, perché avendo meno sterzo, cioè io così girando tutto sarei riuscito senza dovermi riprendere, però non avevo abbastanza sterzo e quindi mi sono dovuto riprendere. Anche adesso dovrò riprendere di sicuro perché non ho abbastanza sterzo da riuscirci a drizzare. Le manovre normali, piccoline, le so fare, ma cioè, quando devo dare dal sottosterzo divento un casino. Perché non ci sono abituato, sono abituato a che gira in un modo e lui va. Ok, stiamo entrando precisi. Perfetto, facciamo andare un attimino sull'aria. Dov'è che sta? Dai. Ma neanche fossero vuoti completi i serbatoi ci metterebbe così tanto a caricare l'aria. Camion, facciamo ESC. Allora, fatemi aprire Tedit. Intanto io vi metto monitor capture in modo che possiate vedere. Appena si apre Tedit vi cambio l'immagine. Ok, ecco qua. Allora fammi un po' vedere questo che ora si scarica. La Tesco. Ah, 24 su 24, perfetto. Quindi salviamo. Non so se ho già salvato. Sì, no, non avevo salvato. Ok, ricarichiamo. Scarichiamo la Tesco, poi alla Lidl, no, alla McDonald's. La Tesco scarica. McDonald's, giorni settimanali, perfetto. E qua? Tutti i giorni dalle 8 alle 20. Qui 24 su 24 siamo a posto. Salva, ok. Andiamo qua, carichiamo. Adesso magari provo a tenervi questo desktop, questa monitor capture. Vedere un attimino come. Come se registra uguale. In teoria sì. Perché vedersi lo vedo uguale. Poi ragazzi, non vedo l'ora di riprovare un camion col cambio manuale. Perché vabbè, il cambio ce l'hanno tutti. Perché mi manca, sinceramente. Automatici sono un po' noiosi. Mi hanno portato uno Scania lì. Ok, mi segna ancora il GPS. Wow, non so perché. Facciamo passare così. In questo caso la freccia dove va messa? Poi credo a sinistra. Voi adesso aspettate. Sì, comunque ero abbastanza, sono abbastanza sicuro che vada messa di là. Qua avrei avuto un city trailer, non avrebbe fatto scomodo. Lo posso mettere anche di qua? Cioè. No, ma aspetta, il McDonald's è qui a destra. Perché non me lo segna il GPS? Guarda cos'è in belino, c'è qualcuno dietro? No, non
Sì. Dai, parte. Va già bene che me ne sono accorto con McDonald's. Allora, dove si scarica il McDonald's? Un punto a caso, penso, non ci sia. Io penso che se vado di qui vado al McDrive. Non penso che ci sia una zona per scaricare. Se ci passo, no, non ci passo. Peccato. Qua a parte il fatto che giro qua. Ora ci abbiamo un poco sterzo, non riusciamo a drizzarci, quello è il brutto. Nelle manovre è un po' una cosa brutta avere poco sterzo. Nella vita normale non ci abbiamo fatto la puntata. Mettere dritto, lo scarico qua, dopo indietro lo scarico qua. Lo metto magari un pochino sul, perché tipo sul bordo così. Indirizzato verso il di là, senza finire con le ruote nell'erba, che poi rischiamo di non riuscire più. Sarebbe da mettere. Ok, il rimorchio in semi piano, però vabbè. Ancora un pochettino dovrebbe scendere. È già in piano. Perfetto. Ok, perché... Ah no, non abbiamo neanche l'elevatore su questo. Infatti dicevo, se no l'elevatore non tocca più in terra. Non ce l'abbiamo, quindi può più interesse. Allora fammi fare così, va. Che almeno evitiamo di lasciare tutto il telaio storto. Che bene non gli fa. Tanto non è che me ne frega più di tanto. Faccio così, alzo il carrello. E via. Ed è dritto. Ok, salviamo. Then, sì. Andiamo di qua, reload. Non ho mai scaricato... Ah, ho scaricato quello della Tesco al McDonald's. Ora... Ora, invece ora ho scaricato quello della McDonald's, quello del Tesco alla McDonald's. Prima ho scaricato quello del McDonald's al Tesco. Qui adesso ho scaricato quello del Tesco al McDonald's. Li ho invertiti. Non so perché me li ha invertiti. Cioè, io ero abbastanza sicuro di averli schiacciati giusti. Ecco perché il GPS me lo dava ancora là. Perché dovevo scaricare, cioè avevo scaricato. Vabbè, fa niente, si sono invertiti. Quelli là si troveranno delle forniture di hamburger... cose così, questi qui si troveranno qualsiasi cosa, Tesco, c'è di tutto. Dai. Sbrigati. Dani, ok. Via. Sono le mezzogiorno e 20 alla fine. È venuto. Ora qui ci sarà... Non ne ho voglia di fare marce indietro in mezzo alla strada, sinceramente. Quindi salirò qui. Cercherò di fare un giretto qua. Cosa voglio fare? Andiamo indietro in mezzo alla strada, dai. È l'unico. Un attimo. Che cavolo, mi date un secondo. Stavo dicendo una roba e mi sono dimenticato. Che andiamo finché è giallo. Cioè, finché è verde. Stavo dicendo che strani semafori gialli. Colonnine proprio. Tanto qui è rosso.
rotterra. Brutto rimorchio, oltretutto. Allora. Comunque, vedete, in questi casi qui il cambio automatico io lo preferisco in due città, perché non devi stare a cambiare marcia, non è... Non dico faticoso, comunque non c'è neanche da preoccuparsi di cambiare marcia, fa tutto lui. Potete accendere i freni praticamente, poi usi il ritardo. Quale corsia si infila nell'altra? Ok, si infila quella di testa nella mia. Così bruciamo il premio. In questo caso il cambio manuale sarebbe stato molto più comodo, eh. Però vabbè, cioè perché m'ha scalato, non poteva sapere che sarei fermato di lì a breve, ma comunque siamo leggeri, abbiamo 50 quintali di carico. Salire sopra lì quella specie di cordolo per forza. Invece abbiamo il premio indietro addirittura. Beh, magari non viene l'audio, lui a scrivere, infatti da tutti là. Sapete cosa mi ricordo? No, non è come lo ricordo, è uguale alla Volvo, quella che c'è a Gothenburg. È uguale identico. Salve, buongiorno. Ma il ponosto, sì. Il posto lo conosco, quindi mi arrangio già da solo. Il ponosto lo conosco. Allora, dove te lo metto? Però è scritto in lingua che non è svedese, a quanto pare. Te lo metto qua. Nel gitter. Drizzo, non c'è niente da fare, non abbiamo abbastanza sterzi. Perfetto. Bene ragazzi, vai, facciamo vedere che scarichiamo. No, 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 no. Salva gioco, then sì. Bene ragazzi, io direi che per questa puntata è tutto. Come vedete, entro oggi siamo riusciti a scaricare tutto quanto. Ed ecco nella prova. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Da Dan è tutto. Ciao a tutti.